Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi in Campidoglio si sta tenendo un importante convegno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ero stata invitata anche io, ma purtroppo per impegni paralleli non posso essere lì con loro. Ci tenevo però a far pervenire loro il mio saluto e soprattutto ci tenevo a ringraziare Gemma Guerrini e la sindaca Virginia Raggi, due donne che ancora una volta con questo convegno dimostrano nei fatti il loro coraggio. Scegliere di affrontare un tema come quello della GPA, della gestazione per altri, è già di per sé infatti un atto coraggioso. Farlo il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è addirittura temerario. Ma noi siamo abituate a queste prove di coraggio. Anche lo scorso anno eravamo insieme, proprio lì, in quella stessa sala capitolare, a parlare del dramma della prostituzione. E lo sottolineo, del dramma della prostituzione in sé, non della tratta o dello sfruttamento, perché è l'esistenza stessa della prostituzione, il fatto che ancora oggi molti e molte di noi abbiano ancora la categoria mentale della liceità, dell'accettabilità del sesso a pagamento. Ed è questo che genera la tratta degli esseri umani, e non viceversa, e degli esseri umani di sesso femminile in stragrande maggioranza. È proprio questa categoria mentale che, tra le altre, è di ostacolo al raggiungimento di una piena e completa parità tra uomini e donne. Fu un lavoro pionieristico, quello sulla prostituzione, che ancora non è certo terminato, ma che ha visto nella sentenza della Corte Costituzionale del giugno scorso un grande riconoscimento. La prostituzione, ha stabilito la Corte, non è un'attività lavorativa come le altre e non può esserlo perché è lesiva della dignità oggettiva della persona e perché sempre, anche quando esito di una libera scelta, è il frutto di condizioni di profonde fragilità individuali, di fronte alle quali uno Stato di diritto non può voltarsi dall'altra parte e lasciare semplicemente che sia. La strada è lunga, certamente, ma l'abbiamo intrapresa con determinazione e anche andando contro quello che era allora l'orientamento che sembrava maggioritario all'interno della stessa nostra forza politica. E siamo felici e orgogliose di poter dire oggi che se la sensibilità al nostro interno è profondamente mutata riguardo a questo tema, beh, un po' il merito lo rivendichiamo. Ma torniamo al tema di oggi, del convegno di oggi in svolgimento al Campidoglio, anzi ai temi di oggi, perché sono anch'essi entrambi avanguardistici. La mattinata sarà infatti dedicata all'approfondimento normativo ed etico della pratica della gestazione per altri, su cui tornerò in seguito. Il pomeriggio, invece, si svolgerà un dibattito sull'origine della violenza e l'impegno degli uomini contro la violenza maschile sulle donne. Eccola qui, l'altra metà, l'altra faccia della medaglia, quella per lo più ignorata finora, il tabù di indagare il maschile, il tabù di mettere in discussione il maschile. Viene da chiedersi addirittura se sia possibile, perché finora il dibattito, l'approfondimento e persino l'attenzione del legislatore sono stati tutti concentrati sulla vittima, sui meccanismi psicologici di dipendenza e come aiutare la donna a spezzare questi meccanismi psicologici di dipendenza. Sono stati concentrati sull'empowerment femminile, sul supporto e la presa in carico della vittima. Tutto giustissimo, ma l'uomo? Il perpetratore. Dov'è in tutto questo? L'uomo compare solo quando si parla di repressione di atti violenti e la repressione giustamente deve essere certa e severa. Ma non manca qualcosa? Dov'è l'analisi psicologica dell'aggressore? Dove uno studio che si interroghi seriamente sulle cause che inducono così tanti uomini ad agire violenza fisica e psicologica nelle relazioni intime? E c'è qualcosa che si può fare per correggere e prevenire i comportamenti violenti, sottomissivi, persecutori o insomma tutti quei comportamenti che indicano una volontà di controllo sull'altra e una relazione non paritaria e tossica? È passato un anno da quando effettuai la mia prima visita in uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti, qui a Roma, e mi sono persuasa più che mai che questa strada, questo tentativo va fatto.
è doveroso, è necessario. Tanto più che esistono esempi di efficacia dei risultati, sia qui in Italia che nei paesi dove questo approccio è stato già adottato da tempo. In Commissione Femminicidio posso ora dire che anche quella parte di maggioranza che si mostrava recalcitrante a questo approccio per motivi culturali, di fronte all'evidenza dei fatti, non ha potuto che convenire e ora tutto il nostro impegno è posto nel trovare il modo normativamente corretto per inserire questi percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti già in fase avanzatissima, cioè al primo manifestarsi dei segnali della violenza, perché vogliamo evitare che si arrivi alle conseguenze peggiori e perché è necessario scardinare quel tabù che avvolge i sentimenti maschili e che induce gli uomini ad essere poco inclini a guardarsi dentro e a chiedere aiuto. È una battaglia culturale immane, perché gli uomini devono prendere consapevolezza e abbandonare lo stereotipo del maschio cui tutto è dovuto. E ora, come promesso, un cenno al tema che impegna i lavori della mattinata al Campidoglio. Come dicevo, affrontare questo tema, il tema della gestazione per altri, richiede coraggio. Ancor più ne richiede affrontarlo nel giorno dedicato alla lotta alla violenza contro le donne, perché è un tema sul quale è difficile mantenere l'equilibrio. È un tema facilmente strumentalizzabile da campagne di stampo ideologico ed è un tema che ha a che fare con i sentimenti più intimi che si possano provare, come il desiderio di avere dei figli, e con i diritti più fondamentali della persona, come quello di riprodursi. Espone quindi facilmente a critiche, può dare adito a polemiche, o peggio, può farti divenire bersaglio di una parte o dell'altra degli opposti schieramenti che si fronteggiano su basi ideologiche. Ma se il tema richiede coraggio, io non farò certo mancare il mio. E infatti, perché si possa davvero comprendere quale sia il mio approccio rispetto alla GPA, alla gestazione per altri, devo necessariamente abbandonare il mio ruolo istituzionale e raccontarmi senza protezioni, come si farebbe con degli amici. E allora vi devo raccontare uno squarcio di vita vissuta personalissimo, che chiarirà, mi auguro, i miei sentimenti riguardo al portare avanti una gravidanza per altri. Molti anni fa, ben prima che avessi l'onore e la responsabilità di entrare nelle istituzioni e anche prima di militare per una forza politica, vivevo praticamente in simbiosi con un gruppo di amici, come capita spesso quando si è giovani. All'interno di questo gruppo di amici, le persone più vicine a me erano due ragazzi gay, che erano e sono in una relazione stabile da anni. Tra noi c'era e c'è un legame indissolubile di affetto e stima reciproci, costruito in anni di amicizia. Ebbene, un giorno uno dei due, un po' scherzando, un po' facendo sul serio, mi disse: Sandrì, sai che bello se ci facessi da mamma per un nostro figlio? Un'esternazione che sembrava una battuta buttata lì in maniera estemporanea, ma che invece sottendeva una miriade di sentimenti. Il desiderio malinconico di avere dei figli propri, una vera e propria dichiarazione d'amore nei miei confronti, scelta per questo compito immane, e la consapevolezza della difficoltà quasi insuperabile della cosa. Come che sia, se ne parlò per un certo tempo. Non lo stavamo pianificando, ma di certo lo stavamo sognando e immaginando. Come avrebbe potuto essere il nascituro o la nascitura? Come avremmo potuto organizzarci logisticamente? In che modo avremmo dovuto cambiare completamente le nostre vite? E insomma, per un po' di tempo ci crogiolammo in questi discorsi e in questo sogno. E a volte finivamo per ridere a crepapelle quando il ragazzo che avrebbe dovuto essere, il ragazzo di quello che avrebbe dovuto essere il padre biologico, diceva: Speriamo che prenda la tua testa, Sandra, e non quella sua testa di gallina, riferendosi appunto a quello che doveva essere il padre biologico. E insomma, non l'abbiamo mai fatto, ovviamente. Come
Come ho detto, non lo stavamo pianificando, ci stavamo limitando ad accarezzare un'idea. Ma io non ci avrei visto e tuttora continuo a non vederci niente di sbagliato se invece avessimo deciso davvero di farlo. Perché so che se non ci fossimo limitati al sogno e fossimo passati alla sua realizzazione, quel bimbo o quella bimba avrebbe avuto tutto quello di cui un bimbo e una bimba hanno bisogno. Se far nascere un bambino, scusate, ma se far nascere un bambino è una scelta d'amore, quel bambino o quella bambina nasceva da una scelta d'amore. Se un bambino per crescere sano e forte psicologicamente ha bisogno di un ambiente dove ci sono amore, supporto, generosità, ebbene allora quel bambino sarebbe cresciuto sano e forte perché avrebbe trovato tutto questo. Ora, se è di questo che si parla quando parliamo di gestazione per altri, allora io non posso che appoggiarla, perché in questi termini è un gesto di puro e disinteressato altruismo da parte di tutti gli attori in gioco. Ma è proprio sempre e solo di questo che si tratta? Ecco. È di fronte a questo interrogativo che le mie certezze si arrestano e che lascio la parola a chi ha più competenza di me per trattare l'argomento nella maniera dovuta e quindi ai relatori che oggi parlano al Campidoglio. Da antichista, però, voglio aggiungere solo un'ultima cosa. Aristotele ci ha mostrato nelle sue opere le vette cui il pensiero e la riflessione umana possono giungere. E di questo gli saremo sempre grate e saremo grate al tempo che le ha risparmiate e ce ne ha fatto dono. Aristotele però fu anche il teorizzatore più sistematico di un'inferiorità biologica della donna rispetto all'uomo, che poi diveniva per estensione inferiorità etica. La donna nella riproduzione era infatti portatrice della materia inerte, mentre l'uomo della forma. La donna non era altro che il vaso di terracotta entro cui si cuoceva la vita, che era portata dal seme maschile. Ora, se in virtù di quelle vette del pensiero umano a cui accennavo prima, siamo disposte non certo a perdonare, ma forse ad abbonare ad Aristotele l'aver potuto pensare e sostenere un simile abominio, una cosa tuttavia è certa, non siamo disposte a rimettere indietro l'orologio del tempo di millenni e far tornare la donna ad essere un fornetto di terracotta, senza diritti, senza meriti, senza dignità umana. Grazie a tutto per l'ascolto e auguro ai relatori del Campidoglio buon proseguimento dei lavori.